Diceva Cicerone che bisogna conservare la moderazione in ogni circostanza della vita. Ai suoi tempi però non esistevano né il calcio né i campionati. Ma chissà cosa avrebbe pensato assistendo alle partite del Catania Football Club. Forse anche lui, come i sostenitori rossazzurri, avrebbe smarrito la sua moderatezza. Forse anche lo scrittore e oratore latino in questo momento avrebbe esclamato: «E mo basta!». Basta con errori ed orrori mostrati ogni domenica, basta con delle prestazioni prive di pathos e orgoglio che mortificano la tifoseria e che hanno portato il Catania a un passo dal baratro dei play-out. I fischi ricevuti dai rossazzurri sono giusti e meritati, la delusione e la rabbia dei sostenitori è enorme. Questo non può essere il Catania, inutile girarci intorno. Così, almeno quest'anno, non si andrà da nessuna parte. Questa squadra non dà segnali di risveglio, nonostante tre cambi tecnici, non si scuote, ma soprattutto non ha argomenti. Vederlo giocare non diverte, anzi annoia, così come intristisce la classifica. Si sta vivendo un incubo dal quale nessuno è stato in grado di svegliarlo, una situazione che è diventata ancora più complicata col passare delle settimane. Tabbiani, Lucarelli e ora Zeoli non sono riusciti a trovare la soluzione giusta per dare un'identità e un'anima alla squadra, pur avendo cambiato moduli ed interpreti. La stagione, anche per varie responsabilità della dirigenza, è iniziata male e sta proseguendo peggio. L'ottovolante sul quale viaggia la formazione etnea è ormai impazzito e i suoi passeggeri, giocatori in primis, stanno mostrando una preoccupante fragilità. La domanda è: a pochi giorni dai match con Giuliano e Padova, il Catania avrà le armi per cambiare il suo destino? Avrà la forza di ritrovare testa, orgoglio e senso di appartenenza? Oppure si arrenderà dimostrando di essere formato da caporali e non da uomini? Buongiorno cari amici di Chance Bet News, cari amici di Rossazzurri, speriamo che il Catania non abbia assolutamente voglia di sventolare bandiera bianca, ma anzi al contrario abbia voglia di riscattarsi già da domani contro il Giuliano, partita non importante ma importantissima per la classifica, il morale e soprattutto per avvicinarsi poi alla sfida di ritorno contro il Padova che sarà martedì 2 aprile. Nelle migliori condizioni possibili, abbiamo sempre detto, ripetiamo, lo sappiamo, le stesse cose, però l'augurio è che finalmente il Catania possa trovare quella continuità di risultati e di prestazioni che quest'anno sono purtroppo sempre mancate. Squadra che da ieri è in ritiro alla Fenice a Belpasso, dove lo scorso anno alloggiava nel corso del ritiro precampionato. Un dato scaramantico, finora ogni qualvolta è andato in ritiro lì, la squadra poi la partita successiva ha vinto. Speriamo che sì, questa cabala si ripeta, questa abitudine si ripeta. Intanto vi vado a salutare, ringrazio Mario Carnazza per le belle parole che ci ha scritto nei riguardi della trasmissione di ieri sera. Io continuo a ringraziare anche, oltre a Santi Liggeri, anche Orazio Provini, preziosissimo il suo aiuto, la sua presenza come quella di Peppe e di Stefano e poi anche del comparto tecnico di Chance Bet News, cioè Emanuele Crisafulli, Fabio De Luca e il collega giornalista giovane ma già bravissimo Filippo Rubolotta. Salutiamo anche Antonio Secondulfo, buongiorno Fede, complimenti per la bellissima trasmissione di Big Shine insieme a Orazio Provini, ti seguiamo con affetto sempre da San Vito al Torre, Udine, Giovannini e Sofia, forza Catania sempre. Per me vivere in questa città di Padova è una sofferenza, per questo ho bisogno di seguire il tuo programma per stare bene. Grazie a Mario Carnazza, Raffaele Rizzotti, buongiorno. Buongiorno a Emanuele Carboni. Fede, ci puoi spiegare la situazione di Teglio? Grazie in anticipo. Ragazzi, Teglio è infortunato, così ha dichiarato la società. Io oggi, leggendo anche l'articolo del collega Giovanni Finocchiaro sulla Sicilia, anche Giovanni, tra virgolette, mette un punto interrogativo sullo stato di salute di Teglio, dobbiamo affidarci ai comunicati stampa della società, sì, anche se alcuni di questi sono stati obiettivamente smentiti dai fatti, basti pensare, ma ripeto, non è un mettere in dubbio la professionalità dell'ufficio stampa del Catania, lungi da noi far questo, però è evidente che per esempio lunedì a Corner Grella ha smentito ciò che era stato detto, cioè che tra il Catania e Lucarelli non vi è stato
una rescissione consensuale, ma è stato esonerato. Poi, ripeto, ognuno tragga le sue deduzioni, ripeto, è evidente che c'è un po' di confusione. Raffaele Rizzotti Casemo, Salvo Petringa, Gian Joseph Orlando, buongiorno Gian Joseph, Marcello Caruso, Claudio Mammazza, buongiorno Fede, domani questi tre punti valgono una stagione, sono d'accordo. Mario Santoro, buongiorno Fede, abbiamo bisogno di ottimismo, il morale di noi tifosi sotto i tacchi, speriamo che non sia sotto i tacchi anche quello della squadra, ma che Zeoli riesca in questi giorni a rimotivare e a far capire a questi ragazzi cosa devono fare. La nuova parola fine è basta, sì, e mo basta, cara Simona Zuccarello. Dario Federica Caruso, la squadra più imbarazzante di tutti i tempi. Stefano Davide Vitale, buongiorno, mi dispiace, ma se Catania in generale non cambia mentalità, non andrai mai da nessuna parte. Benny Maugeri, buongiorno Fede a tutti i tifosi. Domani è già qui, servono i tre punti. Angelo Pizzone, ben arrivato. Ma perché dico la situazione, stiamo attendendo che la società comunichi che provvedimenti ha preso, lo capiremo questa sera con le convocazioni, perché è evidente che senza nessuna comunicazione da parte della società la conferenza stampa pre-gara di Zeoli non ci sarà. Sono le 13:02, non abbiamo ricevuto alcuna comunicazione, dunque è probabile, anzi sicuro, che non si fa la conferenza stampa del tecnico rossazzurro. Paolo Di Giorgi, buongiorno. Buongiorno a Giacomo Latona con Fercia. Federico, ma posso chiamare da WhatsApp? Volevo chiamare, io vi seguo da Parigi. Certo che puoi chiamare da WhatsApp, il numero è lo stesso, 347-836-4418. Saluto anche Giacomo Latona con Fer. Vediamo la prima chiamata di chi è. Pronto, buongiorno, con chi parlo? Ciao Federico, sono Giacomo. Giacomo, ben arrivato a Chance Bet News. Senti, io francamente esco pazzo nel sentire dire voi addetti ai lavori che ci dobbiamo stare vicino, li dobbiamo coccolare. Ma siamo fuori dal mondo. Una persona normale, quando deve andare a lavorare, se non rende la mandano a casa. Questi qua sono dei professionisti pagati profumatamente per l'EC e devono svolgere il loro lavoro. Se loro non sono capaci, lo dico apertamente, noi apprezziamo il Catanese, apprezza l'impegno. Non dico che loro debbano fare dei numeri di chissà che, perché magari o ce l'hai nelle corde o non ce l'hai, ma l'impegno sì, e loro sono pagati e non lo stanno mettendo. E questo è quello che fa dire noi. Giacomo, siamo d'accordo, ma infatti la rabbia dei tifosi è proprio questa, non perché si stia perdendo, perché ci può stare la sconfitta nello sport, ci sta la sconfitta nello sport. Hai ragione, è il modo in cui si perdono le partite, perché il messaggio che sta trasmettendo questa squadra è quello di non applicazione, di non prendersi delle responsabilità che dovrebbero prendersi visto il ruolo che hanno, un ruolo importante. L'augurio, Giacomo, lo continuiamo a ripetere, che questa squadra si svegli prima o poi, anche perché in tutta la cosa che fa sorridere è che in tutta questa catastrofica stagione il Catania ha ancora la possibilità di scrivere una pagina importante della storia di questo giovane club. Se si impegnano sì, certo, dico, se continuano così lascia il tempo che prova. No, sono d'accordo, infatti è questo, ma io quello che vorrei continuare a ribattere è che purtroppo questa situazione è frutto di una serie di errori commessi, dei quali Grella si è preso la responsabilità, che purtroppo non possono essere cancellati, possono e devono non essere ripetuti il prossimo anno. Abbiamo criticato Grella, lo stesso Grella ha fatto un mea culpa più volte davanti ai microfoni alla stampa e ai tifosi. Andiamo avanti con l'augurio che il faccia a faccia c'è stato lunedì pomeriggio tra Zeoli e la squadra porti a un risultato. È evidente che ora questi ragazzi devono dimostrare di essere uomini, devono dimostrare di essere capaci. Hai detto bene, questi sono degli uomini piccoli, perché se ben ti ricordi, a ridosso del fallimento, il Catania non è che questi ragazzi venivano pagati come profumatamente come adesso, mettevano cuore e anima e hanno spiegato anche la promozione a Colucarelli. C'era anche Francesco Baldini, ricordiamo che il canale di Francesco Baldini addirittura
si trovò a dover allenarsi non sapendo se venivano pagati, non venivano mai pagati, si facevano la doccia senza acqua calda perché non funzionavano. Quelli erano uomini che svolgevano il loro lavoro come si deve. Questi sono degli uomini piccoli piccoli. Vedremo se ci smentiranno. Io sono sicuro, mi auguro che ci possano smentire, Giacomo, perché poi alla fine i loro successi a loro danno gioia, ma danno anche alla città, ma conviene anche a loro come professionisti vincere perché potrebbero scrivere i loro nomi nell'almanacco della storia del calcio Ateneo, e Ma ce l'auguriamo. io dico l'ultima e poi ti lascio. Io non capisco, non sono un procuratore, però non capisco com'è possibile fare a gennaio dei contratti. Signor Grella ha fatto dei contratti a molti giocatori, mi pare almeno di 2 anni, 2 anni e mezzo. Questi qua hanno uno stipendio per 2 anni, 2 anni e mezzo. Perché Io li tenevo tutti sulla corda. Facciamo un Giacomo, contratto ogni 6 mesi, non lo grazie puoi ai 6 giorni. fare, non lo puoi fare. Alcuni ce l'hanno a 6 mesi, ma non lo puoi fare perché devi anche creare quell'asset che sono i giocatori per una società di calcio che sono un valore. Il Catania, fino all'anno scorso, se ti ricordi, fino all'inizio di quest'anno, non aveva un parco giocatori. Ora il Catania ha un parco giocatori che rappresentano un asset, un valore importante per il club. È evidente che con queste prestazioni l'asset ha meno valore di quanto ci si augurava, ma è fondamentale che la squadra abbia un parco giocatori perché poi rappresentano delle pedine di scambio nel futuro calciomercato. Il problema è che questi acquisti, che sulla carta tutti avevamo giudicato positivamente perché nessuno torni indietro su quel che è stato detto e scritto, perché saremmo ridicoli, però è evidente che questi giocatori fino ad ora hanno reso un trentesimo, anzi un ventesimo di quello che ci si aspettava. Proprio, guarda, il fatto che tu come li vedi muoversi in campo, il sangue ti arriva agli occhi, perché praticamente tu vedi, proprio si vede il menefreghismo, è quello, perché se uno è limitato, se è limitato e fa cose che non potrebbe fare, si vede, ma questi non ci mettono impegno, è quello che fa, tra virgolette, incavolare, detta in termini puliti, noi catanesi, Giacomo, il come ha detto, mancato impegno. e ti saluto dicendoti che, come ha detto il buon Peppe Mascara, a quanto pare questa squadra è priva di un'anima. Vedremo se Zeli riuscirà a dargliela. Grazie, Giacomo. Ciao, 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 ciao. Grazie. Pronto con chi parlo? Ciao Fabio. Fabio, ben arrivato. A te il Ciao. microfono. Pronto? Pronto, Fabio, ti ascolto. A te il Ah, microfono. ok. Ciao Federico, buongiorno, buongiorno a tutti. Niente, devo. Insomma, Fabio, adesso ti chiamo sempre, però ti devo dire che. Finalmente, finalmente le critiche che sono arrivate, le ho fatte anch'io, attenzione. Devo dire che l'altro giorno, a parte che mi è piaciuta la mossa della società di andare tutti in ritiro, questa è stata una mossa, secondo me, azzeccata, o almeno era una di quelle poche armi che ha la società per cercare di cambiare questa maledetta Stagione. stagione. Mi è piaciuto anche, devo dire, cioè non dobbiamo sempre prendere sempre il brutto delle cose, ma anche il positivo, la trasmissione, diciamo, del tuo collega Patanè quando è stato corner, che c'è stato Grella. Grella, e mi è piaciuto, diciamo, che lui per la 30ª volta questa stagione ha detto che ha delle responsabilità e che ovviamente si affiderà a delle figure importanti, dove lui ha detto anche questa cosa, vuole crescere professionalmente, cioè nel senso non è andato lì in maniera arrogante dicendo sai io ho fatto le cose tutte per giusto, che volete, si assunte le responsabilità di quello che diciamo ha fatto lui e i suoi collaboratori. E questa cosa secondo me è stata una bella, cioè finalmente come si dice, l'arcobaleno in mezzo alla tempesta, in mezzo alla D'accordo pioggia. con te, Fabio, ma l'aveva fatto anche prima Grella, per Sì, no, essere però cronologicamente corretti. Vedremo ora, ripeto, bisognerà capire cosa accadrà nelle prossime settimane. speriamo, l'unica Speriamo cosa da bene. fare, Fede, è che spero che questi giochi i giocatori del Catania non prendano questo ritiro come punitivo, ma lo prendano come una sorta di esercizio spirituale, di Esatto. chiudersi in se stessi per cercare di uscire, diciamo, la grinta e di levarti al più presto da questa situazione. Grazie Fabio per la Grazie a chiamata. te, Un buona abbraccio. giornata. L'amico
Saluto Marcello Caruso, Marco Sapienza, salvo Palacino, Francesco Scarpato, che ci saluta dal Friuli Venezia Giulia, salvo Buonconsiglio, Anastasio Caruso, che dice gastroenterite da un mese per Teglio, e tu non lo sapevi, dice salvo Privitera, che era stato vaccinato. Sì, io lo sapevo, però sto dicendo che c'era un comunicato stampa che diceva l'opposto. Ho un brutto presentimento, dice Gaetano Finocchiaro, anno 76-77, Serie B, 5 giornate alla fine, bastava un punto per salvarsi, e bene, il Catania le perse tutte, retrocedendo in Serie C, mi auguro di sbagliarmi. Ce lo auguriamo tutti, forza Catania dal Regno Unito, dice Andrea Ferro, che domani non mi facciate diventare il sangue acqua come ogni partita. Ezio Franceschini, buongiorno Fede, molti oggi su alcuni social hanno contestato la dichiarazione di Provini, dove dice che 10.000 euro di multa sono anche pochi per quanto successo, visto che l'ignoranza. Ragazzi, non è che tutti possiamo essere d'accordo. Ricominciare da domani da quello più in forma, per alta, Mono che Cianci, chi non corre in panchina. Tra l'altro, Fabrizio, scusami, non è detto che Sasà Monaco ce la faccia. E comunque il collega Orazio Provini, con la sua esperienza, Ezio, diceva che è stato anche fortunato il Catania, perché la multa nei confronti del club poteva essere anche diversa, superiore. Ha detto semplicemente questo. Poi ognuno vuole interpretare come meglio ritiene le parole, storpiarle. Orazio era logicamente amareggiato che il Catania giocherà domani e martedì a porte chiuse, ma ha semplicemente detto che comunque la multa ci sta, perché prevede il regolamento, e ha semplicemente sottolineato che sarebbe potuta essere ancora più alta la multa nei confronti del Catania. Ciao Fede, siamo in Australia, a tua sensazione, ci sono gli 11 che sentono più la maglia, potrebbero giocare e darci qualche soddisfazione? Chiedo scusa. È difficile, è una domanda difficile. Castellini, Rapisarda, Furlan, Albertoni, certamente Quaini, certamente Peralta, certamente Sasà Monaco, certamente Welbeck, questi li metto in, anche Chirico, vi dico anche Chirico, anche se mi prenderete per pazzo. Angelo Santonocito, perché non possiamo assistere agli allenamenti? Perché in questo momento gli allenamenti sono a porte chiuse, neanche noi giornalisti possiamo assistervi. E Angelo Santonocito, l'ho letto, Alessandro Bonifacio, Aitanamu, Federico Bognolo, così un pugno si stanno muti, Fabrizio Graffeo, se è stato esonerato riprendiamolo, così sappiamo la verità. E in questo momento Lucarelli non può parlare perché è ancora sotto contratto del Catania e quindi un suo tesserato. Buongiorno Fede, dice Gaetano Alessia, a che ore i convocati? Penso più tardi. Casemu, la squadra si sta allenando, buongiorno anche a Mario Napoli, a tutti i tifosi rossazzurri, Alfio Messina, qui ancora i ragazzi che sono stati ritirati, non sono ancora tornati, comunque buongiorno. Quindi si stanno allenando. Consoli 66, Alberto Nicosi, ci vuole un direttore sportivo di esperienza. Alberto l'ha detto, Grella a corne lunedì, è stato preso e verrà tra poco annunciato. In questo momento servono tutti i giocatori, dice Stefano Davide Vitale, anche se è sbagliato punire qualcuno non serve a niente. Andrea Ferro, bisogna supportare se vogliamo finire la stagione. Salvo Colombita, Fede, ciao, ci hanno tolto il piacere di andare allo stadio, erano due partite da 20.000 spettatori. Si tende sempre a capire il contrario delle dichiarazioni di un giornalista serio e molto professionale. Con queste teste dove dobbiamo andare? Sinceramente non lo so, caro Ezio Franceschini, saluto Giuseppe Manganano che ci segue dall'Inghilterra, ho fatto un'overdose di sangue H2O, sono saturo di brutte figure, si devono svegliare adesso. Francesco Lippo, Casemu, ciao caro Francesco. Salvatore Carlucci, buongiorno Federico, buongiorno anche a Salvatore D'Urso che ci segue da Locri. Questa mattina Max Lì diceva che è stato multato dalla società, ora decide Zeoli se convocarlo per domani. Santo Strano, buongiorno Fede, novità di formazione ancora no, ripeto, attendiamo i convocati per capire chi farà parte dei convocati per domani sera. Buongiorno a Daniele Catania, Enzo Platania, ciao Fede, tranquillo, per come la vedo io sono già in vacanza, game over, secondo me no Enzo, mi auguro proprio di no. Salvo Buonconsiglio, quando si devono svegliare? Il campionato sta finendo, ma ci sono i playoff, quindi occorre fare due vittorie per poter disputare serenamente i playoff e provare a cambiare un po' il volto a questa stagione, oltre a una finale di Coppa Italia che dobbiamo provare a ribaltare. Buongiorno alla splendida Dora Privitera, Alfio Messina, ripeto sempre, il problema è stato cambiare tutto, l'anno scorso avevamo un gruppo favoloso dentro e fuori dal campo, perché per giocare bene devi avere anche un bel rapporto con il proprio compagno, bastava solo rinforzare la rosa con 3-4 acquisti di spessore senza stravolgere nulla e senza buttare milioni tra acquisti e stipendi.
mio parere personale, sbagliato no, parere che io leggo e che in parte non è assolutamente sbagliato secondo me. Pronto, con chi parlo? Ciao Federico. Cristian, veloce veloce, vai. Ma io mi senti? Sì, sì, ti sento, vai, vai Cristian, vai. Ma io non ho visto il programma di Telecuola, no? Sì. Che c'è Angelo Patanè, sì. Lo sai, no? Sì. Ma ci fu presidente Greca, no? Qua... Sì, va. E io dissi varie parole buone, che mi ha chiesto che Davide è sempre positivo. E Vicky Bar, magari che ci fossero tanti errori, no? Andavita mi ha chiesto mi pare sembri positivi, stai sbagliando, no, non stai giusto. Sbagliando, però è anche evidente che il tifoso la positività la sta smarrendo per strada visti i risultati, sperando che le prossime due partite possano far ritornare sorrisi, positività e buon umore in città. Grazie Cristian, un abbraccio. Ciao. Ciao Cri. Fede, un anno, ma un anno di tempo per dimostrare di essere uomini. Gaetano, lo so, hai ragione, ma in questo momento bisogna sperare che cambino volto, mentalità e atteggiamento. Bassa negatività, spostiamo alla fine campionato se serve. Catania, Daniele Catania, Calano a quota, do Catania da 1,90 oggi a 1,62 a Viremu. Alfio Messina, squadra non società, Graziano Villardita, il mea culpa con il sorriso in faccia, ah vai, tagliatila, mi piglia paura. Eh beh, Graziano, mentalità sbagliata, permettimi Graziano, io so che tu sei un critico a prescindere da tutto, però ripeto, il fatto che dobbiate anche giudicare come un dirigente e un uomo di calcio debba rapportarsi col sorriso, potrebbe essere anche un sorriso amaro, però giustamente dobbiamo in ogni cosa trovare gli aspetti negativi. Graziano, continuiamo così che andremo lontanissimi, è un bellissimo modo di giudicare. Mi piacerebbe tanto vedere come voi lavorate nel vostro ambito professionale e capire quante volte avete sbagliato. Penso che sarà successo una o due volte. E se il vostro datore di lavoro o chi vi dovesse giudicare avesse la stessa cattiveria e poca tolleranza all'errore che avete voi e che su ogni gesto che commettete trova comunque un aspetto negativo. Piero Spampinato, buongiorno Fede, come bisogna fare in modo tale che i nostri... Vabbè, Piero, non lo so, non parliamo più di Padova perché non ne vale la pena. Cilmi Gianfranco, chi ti garantisce a quali questi errori non vengono più ripetuti? Nessuno mi garantisce che gli errori non vengano più ripetuti, ma nessuno mi garantisce che vengano ripetuti. Vale per entrambe le situazioni. In più, ripeto, gli annunci fatti da Pelligra e da Grella dovrebbero far capire che si è compreso dove dover sistemare e migliorare. Detto questo, quando inizierà, ancora prima che inizierà la prossima stagione, la 24-25, capiremo come si sta muovendo la società e se si starà muovendo nella stessa identica maniera. State tranquilli che l'atteggiamento sarà diverso, sarà meno, tra virgolette, tollerante rispetto a quello che è stato quest'anno, non solo da parte dei tifosi, ma soprattutto da parte della stampa, perché la stampa un minimo di fiducia l'ha dovuta dare a una proprietà nuova che si è insediata tra mille difficoltà. Federico, ma i politici che non hanno difeso la società, la parte per bene dei tifosi, domani e giorno 2 saranno presenti Massimino? No, non credo assolutamente. Cettina Monforte, buongiorno, non occorre criticare mister Grella. Sa già quindi rimediare. Andrea Fara, non funziona così la Serie C. Paolo Di Giorgi, Federico, nei momenti cruciali la squadra non ci ha tradito. Questo è anche vero, speriamo che non ci tradisca neanche in queste circostanze. Gaetano, Alessia, Mirea Salici, c'era Millico e mi hanno preso Cicirelli fermo da un anno. Ma Gaetano, credo che Cicirelli sia uno degli acquisti più indovinati della sezione di mercato del Catania. Pronto, con chi parlo? Federico, ciao, sono Giacomo da Parigi. Ciao Giacomo, la città dell'amore. Allora, ti guardo io tutti i pomeriggi nell'orario di pausa al salone. Allora, io voglio essere breve. Sì, vai. Ci sono molti tifosi siciliani, catanesi, spassi un po' dappertutto e soprattutto qui a Parigi ce ne siamo tanti, amici, e vediamo insieme a volte le partite e tutto. Ora, il problema del catanese, mi ci metto anche io, siamo troppo critici, troppo. Non vediamo che prima di Grella, se non c'era Pellegrini, se non c'era Grella, che dava il pensiero al presidente di comprare il Catania. Catania non esisteva più. Le persone se lo sono dimenticati questo.
persona, l'ho dimenticato questo. Giacomo, io la penso come te, io ripeto... Hanno dimenticato, io non c'era più Catania, non esisteva più. Il signor Grella, io dico che non è giusto che dia delle giustificazioni, ha sbagliato, tutti possiamo sbagliare, siamo umani, perché non penso che prima faceva questo ruolo, ma chi è che mette i soldi? È Pellegrina, quindi... Se vede che Grella non è in grado, deve essere lui a prendere delle decisioni, non noi tifosi. O sbaglio, Federico? Per me no, però il tifoso ha la libertà di esprimere un parere. Io sono tifoso, vedo tutte le partite, vedo comunque che abbiamo fatto partite come la Juve Stabia e altre, siamo arrivati anche in finale di Coppa. Per me la squadra ha un problema mentale, perché le capacità ci sono. E l'errore, secondo me, della presidenza, del signor Grella che l'ha messo, secondo me, è di non aver tenuto una struttura, una spina dorsale della stagione passata. Tutto qua. E gli è stato chiesto il perché non è stata tenuta? Lo so questo, io non lo so. Il fatto che lui abbia dichiarato questo è importante, ma sarebbe altrettanto importante capire perché si è deciso di non tenere quella struttura. È anche vero che è anche importante capire perché poi anche nel mercato di gennaio siano stati fatti, tra virgolette, fuori Lorenzini, Sarau, poi De Luca. Puoi capire ma perché. De Luca, io so che è andato in prestito e sì. Forse anche altri giocatori sono andati in prestito. No, sì, tranne Sarau e Lorenzini, tutti gli altri sono in prestito. Quindi comunque li ha tenuti, possono ritornare. Ma forse erano più utili. Ora il calcio, la squadra non funziona mentalmente, secondo me questi ragazzi sono forti, ma mentalmente hanno dei blocchi, non c'è coesione, tante cose. Però nella struttura calcio Catania, la struttura abbiamo il marchio, lo stiamo conoscendo dappertutto, abbiamo anche dei punti vendita che quando il Catania è in Serie A, questi punti vendita con tutti questi accessori e cose non c'erano sponsor siciliani, quindi siamo visti un po' dappertutto. Chiudo qua e ti lascio, Federico, ti continuo a seguire, saluti a tutti, sempre forza Catania, sempre solo, grazie me, Giacomo, grazie, secondo me la coppa la portiamo a casa, speriamo, io ciao, mi tocco. Buon pomeriggio, ciao. Bello. Sì, volevo dire un trentesimo, hai ragione Mario, mi sono espresso male. Emanuele Carbone, mio fratello, sono d'accordo con te, ma purtroppo ci dobbiamo accontentare di quello che abbiamo in questo momento. Forse che CCL è l'unico che mette cuore e corsi in ogni partita. Secondo te quando verrà presentato il DS? Secondo me verrà presentato il DS a fine stagione, perché forse si dovrebbe anche considerare che per tanti motivi, ieri lo spiegava anche correttamente sia Orazio Provini che il collega Santi DJ, non può essere comunicato. Andiamo ancora avanti, devo leggere un po' di messaggi e poi risponderò nuovamente alle chiamate. Mario Sapienza, chi c'è realmente a disposizione per domani, mi piacerebbe saperlo, ci piacerebbe saperlo anche a noi, caro Marco Sapienza. Hai qualche idea sul tecnico della prossima stagione, se ci salviamo? Ad Avellino in tribuna c'era Inzaghi, a Padova c'era Stroppa e non solo, c'era anche Brocchi, se per questo né Avellino né Padova credo cambieranno allenatore. Dunque, che ne pensi? Penso che potrebbe essere anche un altro il nome che piace alla società rossa-azzurra, che ha allenato anche a Frosinone, potrebbe essere un ventaglio importante, ma è evidente che questa scelta Grella la farà in piena armonia col nuovo direttore sportivo. Cristian Russo, ciao Fede, ieri puntata fantastica, un piacere ascoltarvi, tu e Santi siete una coppia perfetta, perfetta non di fatto, una coppia perfetta ma non di fatto. Grella, poi Girella, Grella, Alessandro Di Stefano, anche perché anche spero che sia un refuso. Grella è un ex giocatore, non ha esperienza da dirigente, servono figure con una certa competenza, dirigenti non ci si inventa, prendono un Pierpaolo Marino o un qualunque di simile e la musica cambia. Federico, ma non faranno lo sgarbo di chiudere pure con Messina e Benevento? Non lo so sinceramente, Kevin, mi auguro proprio di no. E salvo Palermo, ciao Fede, sono solo mercenari, il bello che nonostante tutto si vanno a fare le foto da mensa e da qui si capisce che non gliene frega nulla, se avevano un minimo ritegno e orgoglio non si fanno vedere in giro. Alfio Messina, a parte Castellini, è l'unico che mette anima e cuore, ti riferisce a Cicerelli, ma anche secondo me
non solo loro, c'è anche comunque, ripeto, Sasa Monaco, c'è anche Chirico, perché lo si può criticare, ma è uno che mette l'anima in campo. Purtroppo ieri Provini non mi ha convinto, il ragionamento posto non solo la questione della multa, vabbè, che non ti abbia convinto, Provini non ti deve convincere, Provini ha espresso un suo parere, tu hai il tuo, ci mancherebbe anche. Viaggio donato per mangiare gli ospiti tu, molti giocatori con questa stagione fallimentare hanno preso parecchio valore in caso vengano messi, come immagino, sul mercato. Giustamente Biagio Donato dice per mangiare gli ospiti tu, perché sono andati semplicemente a mangiare lì. Io ripeto, poi anche Zammarini sono d'accordo, le porte chiuse domani col Giano sono una supicchieria assoluta, ma tanto non si lamenta nessuno. No, se, Stefano, ci siamo lamentati un po' tutti e si è lamentata anche in un certo senso la società, ma il prefetto ha deciso di confrontarsi. Ma complimenti per ieri, ha replicato ad un Provini che non mi è piaciuto assolutamente. Vediamo, così rispondiamo. Pronto? Pronto, buongiorno. Mauro, vai, un minuto, vai Mauretto, vai, a te. Lo vediamo? Vai, Mauro, vai. No, niente, al solito come tutti, auguro prima di tutto un buon pranzo, visto che è orario di pranzo. È diventato difficile parlare con te. No, beh, perché devo anche leggere i messaggi. Io intervallo 4 telefonate con un po' di messaggi, perché anche quelli che scrivono da casa, giustamente, se non leggi i loro messaggi, si lamentano. Vai, vai Mauretto, vai, ti ascolto. No, niente, io volevo dire che io sono sempre più ottimista del solito, perché è vero, a guardare il male si fa peccato, ma qualche volta si ci azzecca, nel senso che ormai facciamo concludere questa stagione, come si concluderà, ognuno ha il proprio pensiero. Non si faranno i play-out, ho provato a cercare di spiegare anche agli altri che non si faranno i play-out per quanto riguarda una questione di regolamento. Non si deve interpretare il regolamento per proprio tornaconto. Comunque, ognuno può sbagliare, e per carità. È chiaro, è semplice, basta andare in un sito. Comunque, per accorciare i tempi, io sono ancora più ottimista del solito. È anche vero che qualche cosa succederà. Qualche cosa succederà sperando in positivo. E concludiamo la stagione e poi ognuno tirerà le somme, come ha più volte detto, però cerchiamo di cercare quello che ci unisce, non ciò che ci separa. Sono d'accordo con te, Mauro, è giusto quello. Vabbè, che dici. Federico, scusami, ma Bacio, un'altra cosa. Dimmi, ti ascolto. No, scusami, un'altra cosa privata, diciamo, scusami, perdone. Ti ho mandato tante volte alcune considerazioni. Il tuo numero è sempre quello, solo sì, quello. Sì, Mauro, ma poi ti spiego. Io in questo momento mi sto dividendo anche con problemi familiari. Quindi non riesco ad essere troppo sul pezzo e ascoltare tutti i messaggi che mi mandate, a cui io tengo e che ascolto con attenzione. In questo momento ho un po' di difficoltà. Come avete visto, io anche domenica non ero a Torre del Greco, perché in questo momento non mi posso muovere da casa. Federico, ascoltami, la tua vita privata è chiaro, ognuno... Andiamo avanti, parliamo, a me mi piace quello che hai detto, che tu sei ancora ottimista, e questo mi fa piacere, perché se è ottimista il papero devo esserlo anch'io, se è ottimista il papero devo esserlo anch'io. Sono stato abituato, finché c'è un battito cardiaco o un altro respiratorio, il paziente non è morto, e quindi... D'accordo, giusto. La certificazione che può portare che il paziente è morto, e quando un elettroencefalogramma risulta piatto. Speriamo che non lo sia mai, perché già l'abbiamo avuto. Grazie, Mauretto. Lasciamo perdere, anche per la questione della sicurezza degli spazi. Io ho fatto postazione sanitaria a Bordogambo, e poi cosa significa postazione sanitaria? Non diciamo le sciocchezze, per tutte le sciocchezze che vogliamo far passare. Grazie, diciamo, Mauro. Scusami, il mio sfogo. Bacio. Il danno che hanno fatto a questa immagine, sia mia e della città, ma comunque. Grazie Mauretto, un abbraccio. Forza Catania sempre. Forza Catania. Sempre solo. Grazie, Mauro. Quando Antonio Costa, qualche testata giornalista, si tiene fiera di essere antipatica per le continue e aggressive critiche nei confronti della società, certo, molto antipatica. Ma ognuno è libero, ragazzi, ognuno ha una linea editoriale che è libero di mettere in atto. Io credo al ritorno di Lucarelli, dice Manuel Carbone, Paolino Lo Giudice, iniziativa del sindaco per far entrare tutti i ragazzi delle scuole calcio di Catania e provincia, per far capire loro, vedendo il Catania, come non si gioca a calcio. Salvatore Anastasi, ciao Salvo, ciao Federico, ti posso chiedere perché la partita di Brindisi Taranto, alla fine della partita ci sono stati degli scontri e mi sembra che la Lega non ha preso nessun provvedimento. E Salvatore, domanda alla quale non so risponderti, è evidente che ci sono due pesi e due misure, ma l'abbiamo già constatato questo ampiamente nel corso di questa
stagione. Pronto, con chi parlo? Pronto, buongiorno, Marco Sapienza. Marco, oh, che bello, vai Marcone, tutto tu il microfono. Allora, sarò velocissimo. Io ieri ho sentito il dottor Provini, con tutto il rispetto per la sua professione, per la sua professionalità, in alcuni punti non mi ha convinto. In particolar modo sul fatto che l'implementazione delle misure di sicurezza non fossero state fatte in maniera adeguata. Questo conta, perché se fossero state fatte in maniera adeguata non sarebbe successo nulla di quello che è successo. Va bene che non dovevamo scavalcare, tutto giusto, ma è lo stesso ragionamento per cui uno la porta di casa la tiene chiusa, perché sa che oltre alle persone per bene ci sono anche i ladri, altrimenti non ci sarebbe bisogno di magistratura, carabinieri, pubblica sicurezza e quant'altro. Detto questo, vi lascio la vostra trasmissione. Sì, però Marco, aspetta, perché mi piace molto quello che ha detto, però io non perché, lo sai che io a prescindere difendo la categoria, anche quando capita, anche noi giornalisti sbagliamo, però Orazio voleva, ha detto, è vero, ci sono state delle carenze importanti per la sicurezza da parte del Padova, però lui voleva dire, e io su questo sono d'accordo, che a prescindere dal fatto che, come ho sempre detto, se tu metti la caramella sul tavolo davanti a un bambino e ti distrai, è normale che il bambino la caramella se la magna. Diciamo, ok, però lui ha fatto un discorso più ampio e che io, a mente fredda, riflettendoci, non posso che dargli ragione. Lui dice, lasciando stare i sistemi di sicurezza, lasciando stare le inadempienze del Padova, che sono state punite, lui l'ha detto anche in maniera non corretta, perché se tu al Padova gli dai 5.000 euro di multa perché ha rischiato di combinare una catastrofe, e soprattutto non l'hai neanche punito per i coi razzisti nei confronti di Welbeck, di che stiamo a parlare? Lui dice, ha detto un'altra cosa, ha detto semplicemente, fatto, chi dice di voler bene al Catania, di tenere al Catania, a prescindere, anche se non ci fossero stati gli steward delle recinzioni, quello che ha fatto non l'avrebbe dovuto fare. Questo voleva dire, lui questo ha voluto dire. Io ribatto velocemente, io, quella gente non è tifosa del Catania, non l'ho mai stata. Noi abbiamo avuto una squadra che era quarta, era in zona Champions e l'abbiamo buttata nel cesso. Ora, scusatemi la mia rabbia, una nostra finale, sempre per lo stesso nucleo decelebrato, la giocheremo a porte chiuse. Quindi su questo con me, dottor Provini sfonda una porta aperta. Orazio quello voleva dire, Orazio quello voleva dire. Questo è chiaro, non mi lamento né della sanzione che è congrua, perché è congrua rispetto a quello che è successo per i fatti di Caserta e di Foggia, due giornate di squalifica, uno più uno, uguale uguale. Se poi dovessero aggiungere altro, allora poi comincerebbe a diventare pesante, poi diventerebbe vessatorio, a mio avviso. Lo so, non mi sto lamentando della sanzione, mi sto lamentando. No, io mi lamento anche della sanzione. Io mi lamento anche della sanzione, perché era statuita, già no, lo sapevamo. No, ma io mi lamento della sanzione per un motivo. Perché le regole che sono state adottate dallo Stato italiano per bloccare il fenomeno violenza sono regole in antitesi con i tempi, perché ripeto, la società può fare tutto quello che vuole per garantire la sicurezza, ma poi bastano due o tre persone che possono incidere sulla politica amministrativa e programmatica della società e sul diritto ad andare allo stadio dei tifosi, e non è corretto. Allora leviamo la responsabilità oggettiva. La responsabilità fino a quando c'è, purtroppo, questa maledetta, ha detto anche il dottor Provini, me lo ricordo benissimo, ha ragione. Fin tanto che noi abbiamo la responsabilità oggettiva, noi saremo sotto scacco. E personalmente io ti dico una cosa, sto pensandoci a farmi l'abbonamento il prossimo anno, perché a me non sta bene questa faccenda che io devo stare subiudice per quattro mentecatti. Soda, ma questo siamo d'accordo, ma il problema, ripeto, Marco, dalla voce ritengo che noi siamo quasi coetanei, forse tu sei più giovane. No, sei più vecchietto. Più vecchietto. Allora sei ancora più saggio ed hai più esperienza. Hai visto? La legge sulla responsabilità oggettiva è la classica legge dello Stato italiano che demanda le responsabilità agli altri. Perché tu stai dicendo alla società, se succedono gli scontri sono colpa tua, io non ne prendo, io l'unica cosa che posso fare è eventualmente da spare, impedire al tifoso che fa quello poi di andare per 5 anni allo stadio con l'obbligo di firma, che non serve a nulla, perché abbiamo visto che fra quelli che hanno fatto il casino a Padova c'erano gente da spada,
quindi non è servito assolutamente a nulla. C'erano personaggi che sono stati protagonisti delle vicende del febbraio del 2007, non è servito a niente. Allora l'Italia si dovrebbe conformare all'Inghilterra, dove il fenomeno hooligans è stato debellato solo in patria, perché poi gli inglesi, quando escono dal loro territorio e vanno in realtà dove le leggi fanno sorridere come in Italia, fanno quello che vogliono, come gli olandesi o i tedeschi, però in casa loro non battono ciglio, sono tutti quanti degli scolaretti, belli puliti, però ci vogliono gli stadi, quindi devi riformare la legge sugli stadi, perché devi consentire alle proprietà di avere degli stadi che garantiscono un certo sistema di controllo. Però purtroppo, se lo Stato non cambia politica, a pagarne saranno sempre le società. E c'è un fenomeno molto importante, un aspetto molto importante, che prima o poi alcune società si romperanno le scatole, perché non può una società come il Catania in Serie C, e anche qui la Lega è scadente, la Lega Pro è molto scadente, perché tu in una realtà che sta investendo milioni di euro e che ti dà visibilità, perché se non fosse per il Catania, per il Foggia, per l'Avellino, per il Crotone, e faccio solo il Benevento, faccio quattro. Se non fosse per il girone C della Bravo. Serie C, la Serie C non la filerebbe Bravo. Nessuno. Sky si compra i diritti, tutti. Sky si compra i diritti semplicemente perché ci sono determinate squadre. Tu non esatto. puoi consentire che una società come il Catania, per colpa di 10, 20, 30 persone che prima fanno i casini fuori allo stadio, e là interviene il prefetto che dovrebbe un pochino anche valutare le situazioni, perché la responsabilità oggettiva non la puoi applicare dovunque, perché sennò, signori, se domani mattina... Non per fare polemica contro l'istituzione, contro il prefetto, però a Brindisi, all'uscita, c'è stato uno scontro con Brindisini e Tarantini, e sono stati coinvolti anche poliziotti, sono stati feriti. Ma io non mi ricordo che il prefetto del... Non è alle viste che lo Iacovone verrà chiuso, perché il prefetto non ha deciso la chiusura. Qui invece sì. Infatti, ripeto, ci sono ancora peggio. Ci sono infatti delle incongruenze che purtroppo paghiamo. Io ripeto, dopo quello che è successo per Catania Pescara, che... io ritengo una cavolata quella che è stata fatta. Non l'ho sentita in nessun posto. Scusatemi, non l'ho sentita nessuno. Che per un giudice sportivo non squalifica, arriva un prefetto e chiude lo stadio. No, ma soprattutto, scusami. Non l'ho sentito mai. Scusate, lo possiamo dire. Marco, senza ma scusami, che... ma poi soprattutto. Io sorrido, non me ne vogliono gli amici di Giuliano, che sono persone splendide. Noi a Giuliano siamo stati trattati da signori, da re. Ma non è che da Giuliano scenderanno chissà quanti tifosi. E non ma detto se neanche... ci dovesse essere un Catania-Palermo, che cosa fa questa? Chiude praticamente il ponte Primo Sole? Non so. Vabbè, ma infatti preparatevi che Catania-Messina... Infatti l'allarme è proprio per questo. Ma lì dovrebbero entrare le istituzioni a difendere il Catania. È questo il problema, perché non si rende conto... Scusatemi, qua concludo perché sennò diventa una filippica. Per 24 ore dopo quello che è successo, io ho sentito a Catania, non a Padova, lasciamo perdere la vergognosa dichiarazione che ha fatto il presidente del Padova, che non è stata glissata dal nostro sindaco, perché io non sono una beppa, ok? Detto questo, ma per 24 ore qui anche giornalisti, ahimè anche tuoi colleghi, hanno stigmatizzato Grella, perché nessuno non ha risposto a tono a quel killer che gli si è presentato in trasmissione, perché nessun altro presidente viene intervistato lampa stampa durante fatti di cronaca, o peggio ancora durante assalti fra tifosi. Grella doveva rispondere a tono subito, e qualche tuo collega onestamente mi ha fatto cadere le braccia. Vabbè, ma è normale, perché Grella, vedi, sorride, se sorride nel parlare, come dice Graziano Villardita, dice, ti sta prendendo in giro, perché qualsiasi cosa fa Grella è sbagliata. Grella ha sbagliato tante cose, certo, ma questa gestione qua di Padova è stato inappuntabile, e solo chi è che ha il dente avvelenato, oppure semplicemente qualche cosa da scontare con lui, può dire che ha sbagliato. Io la penso come te, grazie Marco. Poi. Un abbraccio, andiamo ancora avanti. Luca Verzi al Brindisi, solo 2.000 euro
non dico altro, John Joseph Orlando, la domanda è da fare perché la proprietà non ha strutturato la società dall'inizio del campionato, una piazza da 20.000 non può essere organizzata come una da 2.000, inoltre Grella spieghi perché dalla sostenibilità del campionato competitivo si è passati al mercato big e al terzo posto con Serie B, tutto ciò ha creato la confusione che adesso stiamo pagando con una possibile retrocessione. Osservazione e domanda corretta che, come ti dicevo, John Joseph Orlando verrà fatta al fine della stagione alla società e al suo amministratore delegato. Sulla prima domanda ti posso dire, suppongo che sia un problema di tempistica, però faremo queste domande, perché quando io dico faremo un'analisi finale e obiettiva, come sempre abbiamo, pensiamo di aver fatto, con delle domande di un certo tipo, quando la stagione sarà finita e tutti potranno parlare liberamente. 5.000 euro di ammenda al Padova e 10.000 al Catania. Che motivazione tutta questa differenza di ammenda? La legge dice che chi è responsabile dell'evento dovrà avere un'ammenda molto più alta con chiusura dello stadio per mancanza di sicurezza. Che ti dico, 100 persone, dice Ralsia, Claudio Massimo Leonardi, purtroppo a parte la Lega, scarsi in tutto, in Italia abbiamo stadi di calcio di terza categoria. Prefetto ed amministratore comunale indecorosi, dice Raffaele Sabino, Antonio Fiorenza, buongiorno Fede, buongiorno a te Antonino, annendi su pugni, Claudio Ammazza, annendi su pugni, no, Kevin Maricchiola, la verità è solamente una e ci metto la faccia quando si tratta di danni alla città, cosa che accade quasi giornalmente, la prefettura e chi di dovere non fa nulla, quando si parla del Catania il prefetto si mette in prima linea, soprattutto che non capisce nulla di pallone, è solamente un incompetente. Jonathan Ventura, ma quali istituzioni dovrebbero difendere il Catania? Perché ci sono istituzioni capaci? Solo la poltrona, un sindaco con gli attributi avrebbe impugnato la sentenza sulla chiusura di giovedì. Non so se il sindaco può farlo, perché il sindaco non è il proprietario del Catania Football Club. Il presidente del Padova dicissi tutta la vita, bah, dice Luca Verzi. Carlo Privitera, Catania Messina, che la signora prefetta adesso la deve smettere con queste decisioni assurde senza senso. I tifosi sono gli abbonati, non c'entra nulla con i delinquenti, quindi adesso basta con queste lavate di mano. Vorrei chiedere a qualcuno competente se un tifoso abbonato può ricorrere contro queste decisioni del prefetto a livello legale. Grazie, buon pomeriggio Federico. Non lo so se può ricorrere a livello legale, però una cosa è anche certa, che il Catania è uno dei pochi club che dispiega un numero importante di steward per garantire la sicurezza allo stadio, e continua a ripetere che all'interno del Massimino non si sono verificati quest'anno incidenti di nessun tipo, anche quando sono arrivate tifoserie non certo amiche del Catania. Chi sarà il nuovo direttore sportivo, dice Carmelo Pezzino Massimiliano, quando la società riterrà opportuno comunicarlo, Carmelo lo dirà. Se non è stato detto, c'è certamente un motivo molto logico che ieri sia Orazio Provini, con la sua infinita esperienza, che il collega Santi Ligieri hanno provato a far capire. Quindi bisogna avere un po' da questo punto di pazienza, tanto, ripeto, la cosa che più ci interessa, come ha detto Grella, è che non si ricommetterà dello scorso anno, cioè la nuova squadra verrà pensata e costruita fin dal mese di maggio, quindi da questo punto di vista poi verificheremo se le parole di Greta corrisponderanno al vero. Io credo proprio di sì. L'anno prossimo, dice Vincenzo Azzarello, se ci sarà una squadra a Catania farà almeno la metà degli abbonamenti, come giusto che sia. La squadra ci sarà, è evidente che l'abbonamento va, il numero degli abbonamenti va a ruota con l'entusiasmo che la squadra e la dirigenza riesce a trasmettere alla piazza. Sono d'accordo con te, in questo momento il numero degli abbonati certamente per il prossimo anno dovrebbe essere in minore, però non è detto che le cose non possono, caro Vincenzo Azzarello, e cambiare. C'è anche Bobic, Maffei e De Luca, dice giustamente Vicoia Family, Bigone, DS, Zauri del Codone allenatore, terrei molti giocatori, Furlan, Monaco, Silvestri, La Pisarda, Castellini se riusciamo a trattenerlo, Sturaro, Stamarini, Welbeck, peraltro Cianci, Cicerelli, Chiarella, Di Carmi e Seintico. Mi potrebbe prendere in giro, ma secondo me questi atleti, se dovessero essere messi in condizione, farebbero bene con qualche altro innesto mirato. Siamo da Serie B, dice Fabio Rascunà, Fabio Minio, buongiorno Fede, Grela ha detto chiaramente che sono tutti sotto osservazione, pure l'allenatore, quindi se non vinceremo domani sarà esonero. Naturalmente però domani vinceremo, io non credo che poi esonerare Zeuli. Zeuli
si è preso una responsabilità che non era obbligata a prendersi. Quindi ripeto, massimo rispetto per Michelino. L'errore è stato cambiare 13 giocatori a gennaio. Giambattista sì, però a gennaio tutti eravamo entusiasti del mercato fatto dal Catania, con parole di grande stima e incitamento nei confronti di Vincenzo Grelli. In questo momento difficile per la società, città tifosi, dobbiamo cercare di stare uniti alla squadra, dice Marco Di Stefano. Let's go Liotro. Vado ancora a leggere gli altri messaggi che stanno arrivando. Jonathan Ventura l'ho letto, Carlo Privitala l'ho letto, buongiorno a Maurizio Arena, a Gian Giuseppe Orlando, spero Mattia, dice Matteo Lovisa, non so cosa abbia scritto Matteo, provo a trovare il messaggio di Matteo se ci riesco, perché sono un'infinità di messaggi e io alcune volte mi perdo perché scorrono alla velocità della luce, non lo trovo seduto. Nel frattempo Tano Gilanza, sicuramente qualcosa succederà anche se siamo tutti sdurrupati. Buongiorno a Gino di prima, io direi di chiudere, di chiedere aiuto a Lo Monaco, non scherziamo con le cose serie, hanno chiuso le porte per paura delle contestazioni. A me è piaciuto molto Provini, sono d'accordissimo con lui, ho sbagliato a scrivere il cognome di Grella, non era mia intenzione storpiare il nome, grande Alessandro, grazie per la tua precisazione. La società ha 300, mi sembra il film Febbre da cavallo, 700.000 volte grazie, a 300.000 euro di motivi per lamentarsi. Sebastiano Gruppillo, si chiuderanno con Messina e Benevento, sarà contento Provini. Federico, tra i pochi che denunci i comportamenti nostri e degli altri. No, io ripeto, Provini non sarà assolutamente contento. Provini era molto arrabbiato che la squadra non potrà avere il supporto dei tifosi, dei propri tifosi. Pronto, ha fatto anche una differenza Provini. Pronto, con chi parlo? Ciao Federico, sono Gianluca. Gianluca, il l'altro giorno ti ha chiamato da Torre del Greco. Grande Gianlucone in diretta, il nostro inviato sul posto, grande Gianlucone. Esatto. Ma tu hai assistito a questa sceneggiata in tribuna? No, perché io non ero in tribuna centrale, io ero per i fatti miei, cioè... Secondo me tu eri in panchina, pronto ad entrare a dare il tuo contributo, ma non ti hanno fatto entrare. Ma sincero, meglio di qualcuno sicuro. Io l'ho sempre detto, se giocassi con quella maglia fino a quando proprio la vita non se ne va dal mio corpo correi. Ma questo sono io, come sono magari tanti altri tifosi che ragionano così. Poi tra dire e fare c'è di mezzo il mare. Esattamente. Dai, ti ascolto. Volevo fare due osservazioni. Una sul prefetto, però non la voglio offendere, sia chiaro, parto già prima. Però mi metto un attimino nei panni del prefetto, che ce l'ha un pochettino troppo assai con Catania. Ora dico io, non è che per caso ha avuto qualche delusione amorosa di qualche catanese? No, Gianluca, ti prego, no. E ce l'ha con noi. No, la motivazione... Prefetto, faccio un appello, non siamo tutti quanti uguali, Gianluca, ci sono tutti bravi ragazzi. Gianluca, io rispondo a te, rispondo anche, noi scherziamo... Rispondo anche a Mario Ladelfa. Dice Mario Ladelfa, cioè, qual è la motivazione perché domani la partita sia a porte chiuse del prefetto per gli sconti di Padova? Questa è la motivazione. Ho capito, ma già la stiamo scontando, quando dobbiamo scontare fino all'anno prossimo. Cioè, io ho paura a camminare per strada, per esempio, qua nei dintorni campani. Se mi viene, per esempio, che ne so, uno stranuto, qualcosa, mi parte qualche cosa e dico, oh, ma ora ti diamo il tasco, perché siccome cammino tranquillamente con la maglietta del Catania, non vorrei che mi danno il tasco per qualcosa o che squalificano il campo per un altro anno, non lo so. Mi spavento, infatti cerco di non camminare più, perché basta che vedono Catania, qualsiasi poliziotto o... No, poliziotto no, che poi sono colleghi, sono a posto. No, io direi che i poliziotti, io direi anche Gianluca, io dobbiamo anche dire una cosa, Gianluca, perché dobbiamo essere sempre obiettivi e onesti. Sì. Se si fosse fermata l'invasione di campo con il furto, chiamiamolo così, il ratto dello striscione, il rientro in curva, forse ci sarebbero stati altri tipi di comportamenti e sanzioni. No, il problema è che dopo aver preso lo striscione, più di qualche sostenitore, chiamiamolo così, si è soffermato in campo per andare allo scontro con la polizia.
è lì. Che sono padri di famiglia che portiamo lo stipendio. E quindi là a me dispiace dirlo, quello è un errore nell'altro errore, perché anche lì, ripeto, poi ne potremmo parlare. Persone, non è un errore, quelle persone non è un errore. Allora quelle loro nella loro testa, di queste persone che a modo loro si sentono coraggiosi, si sentono difensori della città, per loro è giusto quello che hanno fatto, capito? Cioè, io vorrei che la città venisse difesa in altre maniere, sinceramente. Però io vorrei che la città di Catania venisse difesa in altre maniere, vorrei che venisse difesa senza che si facessero atti di vandalismo nelle strutture pubbliche, vorrei che si difendesse senza che sia un po' tipo stile Gomorra, si saldassero dei conti per eventuali gelosie in un bar del centro di Catania, ma anche di periferia. Esatto. Mi piacerebbe che non si buttasse i sacchetti di immondizia passata, mi piacerebbe, se si difende la città, che uno che va col triciclo, come si chiama, col triciclo, monopattinettico, non venisse spuntato sulle aiole. Mi piacerebbe che la città non venisse vandalizzata, perché abbiamo perso anche delle opportunità economiche importanti, come per esempio quando c'era l'Enjoy, che le 500 venivano rubate. Mi piacerebbe che si difendesse in questo modo la città, mi piacerebbe che fosse questa la città difesa nel territorio, non... La città la difendi anche quando tu c'hai una carta nelle mani che ti sei mangiato un bel cannolo, un asco mosso, e la carta, se non ci sono cestini, te la metti nella sacchetta. Esatto, quello che dicevo pure io prima. La città. Però, Gianluca, tu quando è che torni a Catania? Io per la finale, perché io ho preso i biglietti, io andrò fuori lo stadio, mi metto col cellulare in mano e mi vedo la partita fuori lo stadio, senza dare fastidio a nessuno. E proprio, però non dire che sei tifoso del Catania, dici che sei un turista occasionale, se no poi ti posso... No, perché capace di... No, vabbè, con me non lo possono fare sul discorso, ripeto, perché io ho la fortuna di stare da entrambe le parti, riesco a essere tifoso e riesco a essere lavoratore allo stadio. Capisci a me? Sì, capito. Ti sei tradito prima con una parola. Esatto, sì. No, un'altra cosa che voglio dire, che sto provando da dirla da giorni, però ovviamente mille messaggi sfugge. Ti ascolto. Vorrei dare un suggerimento a mister Michele. A Zelli, vai. Un grande, non ha bisogno di suggerimenti né niente, è un grande. Abbiamo una possibilità adesso di cercare di fare un gruppo. Prendiamo i ragazzi della primavera. Vengo e mi spiego. Lo so che lanciarli nella mischia è rischioso, è complicato, rischi tante cose. Ma tanto in questo momento, pezza più pezza, proviamoci almeno con qualcuno che sente l'attaccamento alla maglia, che vede l'occasione della vita magari concretizzarsi. Peccano di esperienza, ma in talento sono fortissimi. Ti posso dire, il campo attore del Greco, tu ci sei stato, è vicinissimo il campo con la tribuna, quindi li vedi, i ragazzi di Torre del Greco, che erano ragazzi, correvano a 2000, e non perché era il Catania, ma quelli sono nella posizione di classifica dove sono, perché il presidente con l'addono non vuole spendere, ok, ma sono ragazzi e quindi si mettono in mostra. La Juve Stabia, che pure ho avuto modo di vederla da vicino, in altre occasioni, e che ne parlo spesso anche con un collega tifoso, mi ha detto: sono tutti ragazzini, hanno vinto un campionato da ragazzini. Quindi a sto punto, affidarci ai ragazzini con l'ossatura dei giocatori buoni potrebbe essere l'arma in più, anche perché conta che i ragazzi della primavera, quelli del Giuliano e quelli del Padova, non li conoscono, non sanno chi si trovano davanti. Però sono forti, Federico, fidati. I ragazzi della primavera sono forti perché si tratta semplicemente di dargli questa opportunità, perché tanto a tenermi in campo un Ndoi, gente che io ho fatto pure un video a metà partita mentre si riscaldavano, ma proprio scazzati, nemmeno io al campo di San Nullo quando ero ragazzino mi facevo i passaggi quando mi annoiavo il pomeriggio d'estate, capito? Gianluca, sperando che, ripeto, questo ritiro che sta facendo il Catania fino la scuola sarà lì. Non cambia niente, secondo me. Sì. Se c'è qualcuno della primavera, sì. Così sta gente che non vuole giocare, capisce già e se ne va, ma se ne va proprio. Non li vogliamo, non vogliamo gente che c'è. Io ho appena detto all'inizio telefonata che darei la vita per quella maglia.
Non lo dico metaforicamente, lo stesso mio fratello Roberto, quello dal Grosseto che ha telefonato ieri, pure lui darebbe la vita. Ma non tutti. Che tieni 40 anni. Non tutti. E curi che stai di Bois. Ragazzi, Bois ha fatto, una prestazione sottotono, però di Bois non si può Bois discutere. È uno strafottente. No. Bois è uno strafottente. Ma come è passato da giocatore determinante, da ottimo acquisto? No, Gianluca, bisogna essere equilibrato. Strafottente caratterialmente, non dico che non è bravo, ma è strafottente. A me non piace perché è strafottente, per quello. Ma stessa cosa Furlan. Furlan ho dei miei pensieri tecnici, tattici, ma io non conto niente. Però sono strafottenti. Perché quando si viene a toccare il punto che tu li vedi in giro girare per la città, il Catania sta andando male, tu da stare ziccato in da casa, devi cervellarti su perché stiamo andando così. Cioè deve essere il tuo pensiero fisso, perché è la tua professione quella, capito? Perché se tu chiami un muratore a casa tua, Federico, e ti fa un lavoro di merda, usando l'espressione, tu quello lì non lo paghi. Quindi anche ricollegandoci a certi interventi, non vedo perché i giocatori debbano essere pagati, perché vanno ad allenarsi, perché si allenano durante la settimana, perché scendono in campo. Sì, ma sono inadempienti. Questo è un discorso che, ripeto Gianluca, può avere... Non si può fare, non però può se fare. Fosse... Se casi ne è una spaccare i pesci, o se ne è una muratura, e facevano un lavoro di merda, è tranquillo che non venivano pagati, e quindi lavoravano almeno decentemente. Gianlucone, grazie, ci vediamo il 2. Ciao, abbraccio, ciao, abbraccio. Ciao. Io leggo gli ultimi messaggi e poi vado a salutarvi. A Mario Radelfo ho risposto alle motivazioni. Per me la società, oltre agli sbagli che ha già messo, ha sbagliato a non fare ricorso, anche se poi la Proper David dà una 3 o 4 giornate di chiusura, poco importa, arrivato a questo punto. Stefano, però il comportamento della società è stato molto moderno e molto intelligente, al punto da essere anche sottolineato dagli organi di stampa nazionali. Roberto Allegra, purtroppo non si vuole intendere che i fatti accaduti sono la pubblicizzazione di noi catanesi, è ovvio che non tutti siamo delle bestie, ma i fatti sono stati lampanti e ci rappresentano, purtroppo dobbiamo capire questo. È chiaro che si possono prendere distanze dai fatti, ma come non si può concordare e porgere le scuse al presidente del Padova, società che ci ha ospitato? Sì, ma anche sottolineare altre cose. Perché non è la prima volta che a Padova ci sono questi tipi di scontri. Un'altra figura che non mi ha convinto è il responsabile marketing. Gli abbonati ancora attendono la famosa sorpresa decantata inizio stagione. Quest'anno troppi flop e improvvisazioni. Paolo Torrisi, Fede, secondo te a 45 punti il Catania potrà essere salvo se domani vince contro il Giuliano e poi vinceremo anche contro il Francavilla. Penso che possiamo ritenerci salvi e fare tranquillamente i playoff. Sì, esattamente. Marco Sapienza esonerato, Zeuli, ma non scherziamo, chi non fa l'abbonamento non va contro quel gruppo di Mau Mau, ma che ci stanno rovinando, ma va solo contro la società. Rosario Trovato, buonasera Fede, Zera, sono preoccupato per questa classifica, fiducia la società, sempre solo Forza Catania. Dopo Padova Catania, domanda alla signora che la cronaca ci ha fatto conoscere, lei ha subito detto non cambieranno mai, devono chiudere lo stadio, sicuramente il perfetto amico suo. Andrea Longhitano, Matteo Iovisa, il direttore sportivo della Juve Stabia. Matteo Luisa è giovanissimo, degli addetti, uno dei direttori sportivi forse il più giovane d'Italia, e ha fatto non bene ma benissimo. Io terrei solo Zammarini, Castellini, Chiarella, Monaco, Cicerelli, il resto tutti a casa da Giuseppe Marino. Io pensavo che ci fosse un messaggio, avevo letto come se avesse risposto a Matteo Luisa. Vi dico, domani dobbiamo mangiare il campo, ce lo auguriamo di cuore che questo accada. Detto questo, cari amici di Chance Bet News, cari amici rossazzurri, sono le 14 esatte, 1 ora e 5 minuti di diretta. Noi, se volete, ci vediamo alle 19:30 perché dovremmo certamente avere i convocati per la sfida di domani contro il Giuliano. Vedremo se ci saranno sorprese, vedremo se tra i convocati ci sarà Chirico e vedremo soprattutto domani sera alle 20:45 noi avremo la fortuna, perché andiamo a fare il nostro lavoro, di poter assistere dal vivo alla partita del Catania contro il Giuliano. I tifosi purtroppo potranno assisterla e vederla solo dalla televisione, ma speriamo che tutti possiamo vedere una vittoria del Catania, perché serve come l'ossigeno, 3 punti servono come l'ossigeno per allontanare, tenere a distanza la Turris e soprattutto il Monterosi Tuscia. Auguriamoci che sia così, auguriamoci che Michele Zeuli sia riuscito in questi giorni a motivare, a far capire definitivamente ai ragazzi cosa occorre fare per uscire da queste sabbie mobili. Per ora è tutto,
cari amici di Chance Bet News. Ci vediamo stasera alle 19:30 e come sempre, sempre solo Forza Catania. Ci sto.